Rai Radio 2, le lunatiche, ripartiamo insieme, no? Sta finendo una settimana, ma al tempo stesso ne è iniziata un'altra. Ma se parliamo di ripartenza, pensiamo comunque a queste ultime settimane, no? Certo. Questa ripartenza che si è aperta da una parte con entusiasmo per molte persone, magari con un po' più di cautela per altri, no? Che magari alla movida sfrenata hanno preferito mettere la testa fuori di casa piano piano. Per tutti però la parola d'ordine in questo momento storico è prudenza, questo lo sappiamo, certo. Lo ripetiamo e continueremo a ripeterlo, però c'è uno strumento che è disponibile ormai dalla scorsa settimana che ci aiuta a tornare a vivere normalmente in tempi più rapidi e senza rinunciare alla privacy. Molti avranno già capito che stiamo parlando dell'app Immuni. Sì, tra l'altro si è parlato di numeri importanti per sì. I download già effettuati, ma sono ancora molti cittadini che hanno dubbi e paure, noi già. Allora vogliamo fare un po' di chiarezza e ne parliamo con il professore Alberto Gambino, prorettore dell'Università Europea di Roma e membro del Comitato Etico dell'Istituto Superiore di Sanità per l'emergenza Covid-19. Buonanotte, professore. Buonanotte. Buonanotte a voi. Partiamo dall'inizio e spieghiamolo a chi magari non ne ha mai sentito parlare, anche se sappiamo che non è così. Cosa è Immuni? Immuni è una app. È un'app che consente di sapere se nei giorni precedenti si è venuti a contatto con qualcuno che ha contratto il Covid. In buona sostanza viene richiesto ai cittadini di scaricarsi questa app. A quel punto i cittadini che circolano con il cellulare, i cellulari dialogano tra di loro, noi quando siamo vicini ad altri cellulari le app intercettano il cellulare che ci sta vicino e se hanno queste app si scambiano delle informazioni. Laddove un cittadino che si era scaricato l'app risulti positivo al virus, a quel punto gli viene dato un codice, inserisce sì. Il codice dentro l'app e l'app dialoga con tutti quei cellulari con cui era venuto in contatto nei giorni precedenti e dà un alert e quindi a quel punto colui o colei che nei giorni precedenti era venuto a contatto con un soggetto che nel frattempo si è contagiato gli viene immediatamente un alert nel cellulare. E a questo punto c'è ancora un punto interrogativo, certo. Perché occorre capire che quando abbiamo questo alert telefoneremo alla struttura sanitaria, all'autorità sanitaria e sperando che ci facciano al più presto il tampone. Allora, intanto per il momento in quante regioni è attiva? È stata fatta una sperimentazione in 4 regioni, in Liguria, in Puglia, in Abruzzo, nelle Marche e domani si può accedere liberamente a questa app in tutta Italia. Quindi dal 15 giugno. Esattamente. Siamo già nella notte del 15 giugno, da adesso. Notte, da adesso. Diciamo la mattina cominceranno a scaricarla, perfetto. Credo, un buon numero di cittadini. Ribadiamo, perché è importante scaricarla e che cosa può realmente fare Immuni per tutelarci? Guardi, le faccio una domanda. Lei vorrebbe sapere se è stata a contatto con qualcuno che ha contratto il Covid? Sì. Ecco, l'app serve semplicemente a questo, a farci sapere se noi siamo dei soggetti a rischio, perché nei giorni precedenti all'alert abbiamo avuto a che fare con qualcuno che aveva contratto il Covid. E a quel punto l'app serve esattamente questo, ad allertarci, a dire stai attento che tu ieri sei stato in una certa zona della tua città, magari prendere un caffè e ti sei esposto più di 10-15 minuti in quel caffè e avevi vicino a te una persona che era affetta da Covid. Io ti sto allertando, io app ti allerto perché ti dico che puoi essere a questo punto a rischio e quindi è ovviamente un beneficio per il cittadino perché subito certo. Chiede di farsi fare le verifiche, le analisi, il famoso certo. Tampone e quindi se per esempio avesse contratto il Covid lo prende in anticipo, non è che se lo trascina nelle settimane. Certo. Quali sono invece le temute implicazioni sulla privacy che possono ancora spaventare molti cittadini? Per esempio l'app ci geolocalizza?
No, assolutamente. E la geolocalizzazione, sapete, sarebbe il tracciamento satellitare, e cioè in quei casi in cui invece c'è una sorta di grande fratello che riesce a tracciare anche dove noi siamo e in che orari siamo. In realtà questo tipo di app non utilizza il GPS, cioè il tracciamento satellitare, e quindi non c'è nessuna possibilità che noi veniamo a essere in qualche modo violati nella nostra privacy, perché l'app non sa dove stavamo, non sa con chi abbiamo avuto a che fare, non sa neanche dove. E questo per certi versi è anche un limite di questa app, però non c'è nessun tracciamento quanto a cosiddetta geolocalizzazione. Ok, allora immaginiamo, io scarico l'applicazione e la avvio, a quel punto che cosa succede? A quel punto la avvia e deve tenere il Bluetooth acceso. Nel momento in cui l'ha avviata tiene il Bluetooth acceso e fa la vita come la deve fare normalmente. Poi immaginiamo che dopo 3 giorni, quando torna a casa la sera, a un certo punto le compare sull'app un alert. Questo significa che lei nei giorni precedenti evidentemente è entrata in contatto con qualcuno affetto da Covid, e a quel punto, avendo lei credo un senso civico, telefonerà immediatamente all'autorità sanitaria e dirà: guardate, io forse sono un soggetto a rischio, per favore ditemi cosa devo fare. Certo. E qui entra in campo lo scenario delle regioni, quelle virtuose e quelle meno virtuose, perché le regioni dovrebbero a questo punto dire a questo potenziale paziente, perché poi è un rischio che poi è tutto da vedere se davvero uno ha contratto il virus, certo, dovrebbero dire a questo potenziale paziente: guarda, vediamoci domani per fare un tampone. Se non gli dicono questo e gli dicono invece stai a casa, qui il tema è che non so poi quanti si vanno a scaricare. Certo, e infatti questo lo vogliamo affrontare meglio insieme a lei. Un'ultima cosa prima di fare una brevissima pausa: quindi si basa anche l'app su un'autocertificazione, cioè se io so di aver contratto il contagio, io lo devo dire all'app, perché l'app poi possa avvertire le persone che sono entrate in contatto con me. Sì, nel senso, ecco, io se ho scaricato l'app, mi sono andato a fare dei controlli e viene fuori che ho il Covid, la struttura sanitaria mi dà un codice. Oh, ecco. Io a quel punto quel codice ho una libertà, però la struttura sanitaria, il medico dirà: guardi, lo metta subito. Lo metta subito, certo. App, perché certo, se non lo mette rischia di aver contagiato altre persone, e queste non lo sanno. Consideri che c'è anche una certa responsabilità, anche a limite civile, di aver infettato altre persone. Quindi il momento, chiaro, in cui uno mette quel codice sta assolvendo al proprio dovere di buon cittadino. Giusto. Che vuole far sapere anche agli altri, anche agli che altri forse lo hanno contattato e quindi potrebbero essere anche loro contagiati. Senta professore, su quali basi l'applicazione decide che nei miei spostamenti ce n'è uno che potrebbe essere diventato pericoloso per me? E che cosa devo fare quindi se Immuni mi avverte che sono stato esposto a un possibile contagio? Ribadiamolo questo concetto, magari per qualcuno che avesse appena acceso la radio. Beh, le istruzioni che sono state date all'app è che si tratta di contatti sociali con altri soggetti laddove si sia stati a meno di 2 metri e per almeno 10-15 minuti di esposizione. Ecco. Allora, in questi casi l'app registra il codice del cellulare col quale si è stato in contatto e se lo tiene in memoria, non succede nulla. Quindi immagini, lei durante la giornata probabilmente registrerà la sua app 10-12 cellulari altrui, 10-12 codici di cellulari, perché non sono identificabili ovviamente i cellulari, e quindi lei si trova dentro la memoria della sua app 10-15 codici che coincidono a quelle 10-15 persone che durante la giornata, che so, ha pranzato con loro, è stata al lavoro insieme per un certo numero di tempo, è andata a fare dello sport. Ecco, sono quelle persone che ovviamente dovevano avere anche loro l'app, sono stata a contatto con lei per più di 10 minuti. Se una di queste altre persone si ammala, a quel punto la mia app mi dà un alert, perché quella persona che si è ammalata inserirà un codice che gli sarà stato dato dal sistema sanitario, dal medico, lo inserirà nell'app e quindi allerterà
tutti i cellulari che sono stati in contatto con lui, e quindi io saprò che devo sottopormi a un tampone perché sono potenzialmente a rischio. Ripeto, è un rischio, perché magari io quei 10-15 minuti li ho passati con la mascherina, certo, con un certo attenzione, e quindi probabilmente non l'ho contratto il virus, ed è per questo motivo che il tampone deve essere fatto subito, perché altrimenti la persona non è che si rimette di nuovo in quarantena dopo che è stata già per svariate decine di giorni. Certo, ecco, come diceva lei, a questo punto arriviamo a quello che sarà il compito delle regioni, perché ci sono intanto la paura, abbiamo chiarito che l'app non geolocalizza, quindi chi ci sta ascoltando può essere tranquillo del rispetto della propria privacy. Le polemiche riguardano anche quello che a quel punto le regioni devono fare, cosa che lei già ha accennato. Ci saranno i tamponi per chi li richiederà? E dovranno esserci, perché guardi, è stato detto che per funzionare questa app bene deve essere scaricata da decine e decine di milioni di italiani, ecco. E se non c'è la prospettiva che quando mi arriva l'alert io possa andare a fare il tampone, e questo me lo devono dire prima le regioni, non me lo devono dire dopo, e se non c'è questa prospettiva, guardi che ci saranno milioni di persone che non la scaricano l'app, e quindi è fondamentale sapere quale sarà la procedura sanitaria nel momento in cui dovesse comparire questo alert al mio cellulare. Se la procedura sanitaria, come è successo in alcune regioni virtuose, che effettivamente nel giro di 48 ore, 72 ore io vengo verificato nel mio stato di salute attraverso un tampone, allora l'app è stata utilissima, io probabilmente il tampone magari è negativo, mi metto un po' più in tranquillità, ne farò un secondo e continuo a fare quello che facevo prima. Se invece questo tampone non arriva, e in altre regioni purtroppo è successo che anziché fare i tamponi hanno detto al soggetto a rischio stai a casa per 15 giorni, guardi che se questa è la prospettiva ci saranno tanti cittadini che a quel punto l'app neanche se la scaricano, certo, perché non ce la fanno umanamente a pensare che essendo a rischio, ripeto, anche un rischio non enorme, perché l'app si accende da questo alert semplicemente perché si è stati vicini per un po' di tempo ad un soggetto, ma noi sappiamo che oggi abbiamo anche le mascherine, abbiamo dei presidi, quindi anche stando vicino a un soggetto che ha contratto il virus non è detto affatto che con questi presidi e queste attenzioni si è trasmesso il virus al sottoscritto. Ma infatti, cioè al supermercato ci andiamo tutti, e quindi il nostro cellulare si incontra anche con altri cellulari di persone che non conosciamo. Certo, quindi ci dobbiamo intanto prevenire. Però è molto prevenire. Utile, no? Perché a questo punto amplia il racconto del paziente. Le immagini, quando purtroppo in questo periodo una persona aveva contratto il virus, si ritrovava in ricoverato e gli veniva fatta una vera e propria intervista dal personale sanitario. Gli si chiedeva ma con chi vivi, con quante persone hai avuto contatto, che cosa hai fatto ieri, chi hai frequentato, e questo povero paziente cercava di ricordarsi a memoria di tutti i contatti che aveva avuto per allertare a questo punto questi potenziali soggetti a rischio. Adesso questo racconto, che normalmente lo fa il paziente in carne e ossa, viene ampliato proprio attraverso questa app, quindi è straordinario come strumento per ampliare le possibilità di individuare altri soggetti contagiati, anche perché se poi quei soggetti contagiati non vengono identificati e fossero dei contagiati asintomatici, lì la catena va avanti senza spezzarsi mai, e ritorniamo come purtroppo al è capitato alcuni mesi fa, e magari c'è un altro lockdown che francamente nessuno di noi no, vuole. No, non ce l'auguriamo assolutamente. Quindi l'app serve anche a evitare il lockdown per certi versi. Andando in vacanza all'estero funziona uguale questa app? No, non funziona all'estero, non funziona. Qui è il tema enorme dell'Europa e del fatto che il sistema è integrato da un punto di vista tecnologico, non è oggi attivo, e quindi purtroppo siamo come tante isole, c'è l'app in Spagna, in Italia, in Francia, in Germania, ma tra di loro non dialogano. E il ministro dell'innovazione Pisano ha detto che in realtà si sta lavorando per trovare un sistema integrato di dialogo di app appartenenti a cittadini di paesi diversi, e speriamo che in vista dell'estate questo arrivi, perché in Italia verranno tanti stranieri,
forse quest'anno gli italiani andranno meno all'estero, ma certamente tante persone invece dall'estero verranno in Italia, e per certi versi siamo anche contenti, però significa che bisogna fare molta attenzione al loro stato di salute. Professore, un'ultimissima cosa prima di chiudere: lei è stato chiarissimo su tutto, noi ci teniamo molto però a informare spesso i nostri ascoltatori anche a proposito delle truffe online, metterli in guardia su questo per noi è molto importante. Se abbiamo ricevuto, visto che sembra che quest'app sia diventata oggetto dell'ennesima truffa online, se ho ricevuto una mail con un link dove scaricare l'app, è meglio non fidarsi, giusto? Assolutamente non fidarsi, non arrivano mail, non c'è nulla, bisogna andare nello store del proprio cellulare, ognuno di noi ha un cellulare con dentro, cioè il cosiddetto Apple Store, e entra dentro e si ritrova tutte le app possibili, tra cui anche Immuni, e lì la scarica, la vede, c'è un certificato, è facilmente riconoscibile. Benissimo. Però perfetto. Assolutamente non linkate mai a mail, perché sono quasi sempre truffe, e comunque se non sono truffe magari si crea qualche pasticcio di incomprensione con l'interlocutore. No, ci tenevamo a specificarlo, perché l'argomento truffe online noi lo trattiamo molto molto spesso. Professor Alberto Gambino, grazie, perché è stato preziosissimo, ci ha veramente chiarito molti molti dubbi, speriamo quindi che i nostri ascoltatori ne possano approfittare, perché si tratta effettivamente di un'app che ci rende in questo momento la vita più semplice. Sì. Noi la ringraziamo tantissimo per essere stato nostro ospite qui alle grazie Lunatiche. A voi. Buonanotte, grazie di essere stato su Rai Radio 2. Arrivederci.